Teramo intanto. Grazie. Le sue primissime valutazioni. C'è tanto lavoro da fare. Qui a Teramo è incredibile che il 10% della popolazione sia ancora fuori casa perché non funziona l'ufficio di costruzione. Questa è senz'altro una priorità assoluta. A troppa distanza dall'evento del terremoto si stanno sprecando risorse pubbliche, si sta mettendo i cittadini in una condizione di estrema difficoltà. Questo danneggia anche tutta l'economia del territorio, perché quando ci sono appunto cittadini che stanno lontani, attività che non riprendono, soldi fermi stanziati dai fondi pubblici che non vengono impegnati per ritardi burocratici, significa aver, come dire, aggiunto oltre al danno del terremoto anche la beffa della mancata ricostruzione. È un lusso che Teramo non si può permettere. Questo territorio è un territorio delicato e prezioso, deve trovare pieno sviluppo con un'azione energica di governo che sappia spingere sulle priorità necessarie. Riattiviamo l'Abruzzo è lo slogan di Pietro Quaresimale. Come si riattiva l'Abruzzo? Si riattiva mettendo in campo tutte le energie migliori, credendo in se stessi, facendo anche in modo che l'Abruzzo venga ascoltato nei tavoli che contano, perché oggi l'Abruzzo ha raccolto troppo poco degli stanziamenti, dei fondi e dell'attenzione nazionale. Faccio solo un dato, il famoso e famigerato master plan di cui tanto si è parlato, ma di cui poco si è visto realizzato, è comunque poco finanziato, perché tra i fondi destinati al sud l'Abruzzo ha intercettato meno del 2% dei fondi nazionali ed è un oltraggio a questa regione. Dobbiamo saperci far sentire per riportare qui gli investimenti e l'attenzione che in altre epoche ci sono state e fecero dell'Abruzzo la locomotiva del sud, insomma la regione che è stata capace di uscire da una condizione, come dire, di sottosviluppo conclamato secondo i parametri europei e che invece oggi si era avvicinata alla PIL pro capite nazionale, insomma a una media di economia e di benessere almeno medio rispetto al resto della nazione. Purtroppo negli ultimi tempi si stanno facendo, come dire, battute di arresto e noi dobbiamo recuperare questo tempo perso e rimettere in marcia l'Abruzzo. Un'ultima considerazione: è stato molto duro nel parlare di Luciano D'Alfonso e ci sta. È stato altrettanto duro classificandolo pura continuità il suo competitor Giovanni Legnini. Posso chiederle perché? Intanto perché tutti gli uomini che sono stati nel governo di D'Alfonso sono candidati con Legnini, quindi non c'è nessuna discontinuità, non possono pensare che cambiando solo, come dire, quello che guida il carro possa cambiare il contenuto di questo carro. È un contenuto già conosciuto, io penso che l'Abruzzo abbia bisogno di una pagina nuova.